Ma hey coach, ben ritrovati dal vostro Andrei91 in questa nuova serie Yo-Kai Watch Blasters. Iniziamo oggi una nuova avventura all'interno del mondo di Yo-Kai Watch in questa nuova IP. O meglio, nuova per noi, perché già il resto del mondo, Giappone e Corea, maledetti, prima di noi, eh. Noi sempre gli ultimi insieme agli americani, noi europei ovviamente. Ma sono su continua. Vabbè. Ad ogni modo, volevo dire due cose veloci veloci. Dunque, copro il logo, ma non è un grosso problema, credo. Questo qui è il microfono, lo mettiamo qui. Coprendo il logo non si vede la scritta Blasters, però vabbè, è sullo sfondo, quindi non fa nulla. Ecco la S. L'ho ricolorato perché era più carino blu, secondo me. Clicca dei gatti rossi, ovviamente. Abbiamo già diverse opzioni, tipo collegamento Yo-Kai Watch Blasters, quindi possiamo già collegarci con qualcuno che ha anche una versione uguale alla nostra di Yo-Kai Watch Blasters, oppure anche con un'altra versione, o meglio, banda dei cani pallidi, per sbloccare contenuti aggiuntivi. Siamo già alla versione 2.1, quindi abbiamo già tutti quanti gli aggiornamenti del caso. E abbiamo anche collegamento Yo-Kai Watch 2. Se colleghiamo uno dei seguenti giochi, Psycho Spettri, Polpo Anime e Spirit Ossi, riceveremo rispettivamente Komajiro S, Komasan S e Jibanyan S, se li abbiamo già sbloccati ovviamente nel gioco. Ad ogni modo, direi di fare una nuova partita e inseriamo il nostro nome. Ovviamente per questa volta, per questa versione ovviamente, dato che siamo su YouTube, sul mio canale YouTube userò il nome Link, anche perché Andre Link non ci sta, farei solo And Link, e quindi non andrebbe bene. Link, ok. Mentre su Banda dei Cani Pallidi userò il mio nome, dato che lì c'è il bellissimo Venoct. Se riesco a farvelo vedere, eccolo qua, Venoct, dato che è il mio yokai preferito, quindi me lo gioco con calma. Chissà, magari che poi non lo vedremo anche qui su Cricca dei Gatti Rossi, chissà, vedremo poi più avanti, andando avanti nel gioco. Ma iniziamo col terrore onirico di già? Terrore onirico. È un evento terribile in cui gli yokai malvagi scorazzano liberi per le strade. Scorazzano, un R se l'è persa. Ogni terrore onirico fa tremare di paura gli yokai più. Ma se Koros era del sud, era terrone onirico? Gli yokai spinti da un forte senso di giustizia si opporranno. Il loro nome. Ok, vediamo un po' il loro nome. Yokai Watch Blasters. Classico, ok. Come mio attacco. Vabbè. Questi yokai combattono per proteggere la pace nel mondo degli umani. Questa è la storia degli incredibili blasters, i yokai più impavidi in circolazione. Ma no, ma anche Koros ha fatto la faccia, si dice, ma come? Anche lui è rimasto deluso. E quelli sarebbero gli yokai più impavidi in circolazione? Ai, toccherà metterci in riga, ragazzi, voi che dite? Te la sei fatta sotto Jibanyan? Ci credo. Sei scappato a gambe levate. Capitolo 1, Blasters da 4 soldi. No, iniziamo male, ragazzi. Quindi, ehi, ma chi è? Sono questi Blasters da 4 soldi di cui tutti parlano. Ma, Sergente Quadro... ha la voce di Claudio Moneta nella ending di Yo-Kai Watch 2? Quello che canta? Mi vergogno di essere il capitano. Ah, Whisper è uguale. Ma credo che bene o male abbiamo quelle dell'anime italiano, no? Allora, squadra! Vi è rimasto un briciolo di spirito combattivo o no? Non sembra. Neanche un po', lasciami poltrino. Combattente, Jibanyan, uno yokai ferino che schiaccia sempre un pisolino. È un gatto! No, invece rendere il possibile impossibile. Difensore, ovviamente, è un muro. Guaritore sabbio, non curante del pericolo o del successo. Dentro strello.
Che sta combinando là fuori? È un ranger. Il ranger, che fa il ranger? Anche oggi siete fuggiti con la coda tra Nevia? Com'è che si chiama questa? Nevina? Non dovrei dirlo, avendo solo un lavoro part-time qui. La segretaria. Ma fuggire ogni volta. Nevina? Nevina? Impiegata part-time oltretutto, quindi 4 ore e poi ciao, chi si è visto si è visto. Da dove è arrivato? Istruttore intransigente. Ma dentro Stello già in bagno si è preparato, dice già so che mi cagherò sotto, quindi prenoto il bagno. Attenzione però, iniziamo subito. Voi siete quei conigli dei blasters di cui tutti parlano, dico bene? Ehi, ti sembra forse un coniglio io? Sono un gatto, 100% felino ectoplasmico. Ma un momento, se noi fossimo appunto Usapion, Usapion nel nome appunto la parola USA, che sta a indicare America, ma anche USA di Usagi, coniglio, sarebbe la stessa cosa? Avrebbe, cioè, oppure cambia totalmente il dialogo, c'è un'altra cosa a parte, come funziona? Perdonami, ma credo che per conigli intenda codardi. Da oggi io, il sergente Quadro, sarò il vostro istruttore. Non intendo andarci piano con voi, aspettatevi di tutto, mi avete sentito? Ma di che stai parlando? Non puoi sboccare da nulla e... Se avete un problema, rivolgetevi all'associazione. Non starei mica parlando dell'associazione Blasters? L'associazione Bla che cosa? È quell'organizzazione che gestisce tutti i Blasters? Se è da lì che viene il sergente Quadro, sarà molto importante. Caro Quadro, perché non l'hai detto? Quelli dell'associazione sono i benvenuti. Ha cambiato tono velocemente, però certo facciamo pena. Nevina. Passi da essere interessante a essere una... Non si può dire quella parola, però non la dico. Però mi hai capito. Io sono Whisper, il capitano di questi Blasters. Capitano, tu? Che dici? È così che Whisper ama definirsi. Beh, in tal caso sei licenziato. Così. Beh, in tal caso sei licenziato, via, shush. Da questo momento sarò io il capitano. Che cosa? Licenziato? Ciao. Ora ci sono io a comando. Come ciao? Ora ci sono io a comando, truppa. Grazie a me diventerete i Blasters più forti mai esistiti. Cioè, noi siamo proprio i Blasters, noi proprio. Bando alle ciance, mettiamoci all'opera. E ciancio alle bande soprattutto, Nella base Blasters, ma utilizzando il pad scorrevole, tieni il remoto e il pulsante B per correre. Se corri troppo per esaurire la resistenza. Ah, ok. Per parlare, pulsante A per ruotare L o R. La guida nello schermo inferiore ti permette di raggiungere le altre sale. Se vuoi andare subito nelle altre sale, tocca all'icona del piano. Filate alla sala relax al secondo piano ora. Lì incontrate uno yokai di nome Felicio. Felicio! Yo! Jibanyan, come corre veloce? Ho fatto 10 giri in pochissimi secondi, sono un gatto super veloce. Quindi, ci aspetta sotto, però voglio un attimo esplorare, se posso interagire. Oh, attenzione. Ok, un po' scrauso come coso, ma... signorina? Siete qui? C'è un'app che mi piace proprio tanto, volete provarla? Ah. Grazie, signorina Nevina. Mi chiedo, chi ha girato i video? E in effetti sì, è un po'... Oh, attenzione! Quadro mi ha ordinato di ristrutturare seminterrato. Non ho ancora finito, però. Quindi non ci posso andare, ma andiamo in sala del relax, non perdiamo altro tempo. Non indugiamo! Ah, stavamo qui prima. Felicio, buondì, sono Felicio. Io e sergente Quadro vi aiuteremo d'ora in avanti. Mi scusi, signor Felicio, ma che sta succedendo? Che squadra meravigliosa! Avete un gran potenziale in voi! Davvero? Nessuno ci aveva mai detto nulla del genere prima d'ora. Avete tutti e quattro i ruoli e ciò vi rende molto equilibrati. Ruoli? I ruoli degli yokai sono combattente, difensore, guaritore e ranger. La specialità del combattente è l'attacco, attacco, attacco, nient'altro che attacco. La specialità del difensore è la difesa. Si chiama difensore. Diventa un oscuro e difendi tutti.
Procede nel guarire la cura, guarisci i tuoi alleati feriti. Il compito del ranger è essere una piaga. Guarda caso, sì, è una piaga, è un pipistrello. Zubat è un pipistrello ed è una piaga per gli allenatori di Pokémon nelle grotte. È un po' strano. Confondi i nemici con varie tecniche. Supersuono, cioè questo è Pokémon. Quello lì è tratto da Pokémon, proprio uguale. È un annoyer. Perciò io, in quanto combattente, dovrei attaccare alla cieca. Ah no, quello era G-Banyan, vabbè, mi sono un attimo confuso. Bingo, doppio bingo, triplo bingo bongo. Ok, e lei, signor Felicio, qual è il suo compito qui? Da oggi sono qui per aiutarvi. Aiutarci? Qui, prima di ogni missione, potrete modificare la vostra squadra yokai. Ora puoi cambiare i compagni di squadra nella sala relax al secondo piano, o 2P. Io sono Felicio e mi trovi nella sala relax, se vuoi parlare un po' degli yokai, vieni da me e ti mostrerò con quale yokai hai fatto amicizia. Potrai anche scegliere quale yokai andranno in missione. Ti sarà inoltre possibile modificare l'equipaggiamento e vedere la potenza di ogni yokai. Così potrai affrontare le missioni con la squadra perfetta. La squadra perfetta? Reminiscenze di Nazuma Eleven, go! Il sergente Quadro vuole che iniziate dalle basi, quindi... Anzitutto voglio che uno di voi vada in missione da solo. Molto bene, adesso allora parlate di nuovo con me. E scegliete lo yokai da usare. La scelta più ovvia sarebbe G-Banyan. Ricade per forza su G-Banyan la scelta più ovvia. Ma io posso effettivamente scegliere chi mi pare? Allora, attenzione però vediamo un po' un attimo gli attacchi, perché abbiamo Dentro Armonia e Energy Max e attacco normale, difesa potenziata e guarigione. Disarmo, oh interessante, guardia, non si passa e attacco. Triplo attacco G-Banyan, schivata con Y e attacco energico e furia zampettante. No ragazzi, G-Banyan poi forza 19. Gli altri, oddio, lui però è forte dentro strello, Difesa 8 G-Banyan. Ma facciamo una cosa, per cominciare andiamo con G-Banyan. Iniziamo col classico, dai. Evitiamo di perdere di proposito, no? Ok, ben fatto. Ah, ho capito, queste informazioni sono molto utili. Dov'è il mio yokai pad? Voglio prendere appunti. Nella base Blasters potrà usare lo yokai pad. Lo yokai pad contiene una varietà di app molto utili. Se hai tante app dovresti riarrangiarle. Se farai il pulsante Y o selezioni un'app potrai spostarla in un batter d'occhio. Sposta sulla prima pagina le app che usi di frequente. Quando ti va cambia l'immagine dello sfondo dalle impostazioni. Aiuto extra. Va bene. Ah, già che ci siamo, qualcosa per voi. Lasciate che vi presenti questa adorabile app. Compagni missione, bella. Installando quest'app sullo yokai pad, potrete rapidamente controllare quali yokai sono nel vostro gruppo. Ah, molto utile, grazie mille. Non c'è di che, un'ultima cosa. È anche possibile salvare usando lo yokai pad, mi spiego meglio. Vabbè, questa... non è necessario. Bene, ho finito, ora siete pronti. È giunta l'ora di partire per una vera missione. Andate al centro di comando terzo piano e parlate con il sergente Quadro. Vi servirà la sua autorizzazione. Ah, va bene. Ehi, sergente, siamo pronti qua, Bene, truppa, è finalmente arrivato il momento di partire. Vai al centro di comando terzo piano per partecipare alle missioni. Puoi selezionare la missione della bacheca missioni. Scegliere una e selezionare l'icona missione per partire. Più missioni saranno disponibili man mano che la storia va avanti. Ora sapete come affrontare una missione. Grandioso, siamo tutti pronti. Darò l'anima per questa squadra. E questo è lo spirito giusto, piccolo fiocco di panna montata. Se vuoi passare all'azione ho proprio il ruolo giusto per te. Oh, cosa sarà? Che voglio promuovermi al rango di vice capitano? A piano terra c'è un auto, è la Blaster Mobile. E la guiderai tu. E come, scusa? Chi sta al volante è essenziale per la squadra. Porta gli alleati in missione sani e salvi. La patente ce l'ho, ma al dire il vero non mi piace guidare. Non fa nulla, buttati e fallo lo stesso. Dici sul serio? E sarebbe questo il tuo consiglio? Ma che ci fanno gli yokai con la patente? Per sapere. Affermativo. Ora ripassiamo la procedura su come affrontare una missione. Potete cominciare parlando con me. Ma ce l'hai già detto prima? O sbaglio? Ciao! Ciao!
Vediamo un po'. Storia, l'unica. Ok. Ok, questa. E missione? Vuoi avviare la missione con questi compagni? Sì, perché posso andare solo con uno, mi ha detto Felicio. Via, via, via! Corriamo! Devo vedere che poi devo andare con altri. Va a finire che potevo andare con altri. Vabbè, vediamo mo, dai. Ritorno al futuro. Quella è la DeLorean in realtà. Ok. Va bene. Bene, partiamo dalle basi. Concentrati bene. Va bene, sergente Quadro. I comandi sono uguali a quelli della base Blasters. Ma ora dovrei affrontare dei giganti nemici. Occhio alla resistenza, non correre troppo. In teoria saprei già come combattere, perché ho visto un'anteprima di un ragazzo che ha giocato appunto a Yokai Watch Blasters contro Termaiale. Yokai normale, mostro medio, grande mostro. Ma poi anche comunque sia, se avete giocato un minimo a Blasters su Yokai Watch 2, sapete cosa fare. Laggiù, lo vedi? Uno yokai sta seminando il panico. Ed è qui che entri in scena tu. Acciuffalo! Prima il pulsante A per attaccare. Ok, sì, questo già abbiamo fatto. La cosa diversa da quella dal Blasters per Yokai Watch 2 è che qui, almeno, è la squadra. Ottimo lavoro, meno uno. Ehi, guarda, ha fatto cadere qualcosa. I nemici lasciano cadere sfane, oni o componenti. Ma ci sono anche tanti altri tipi di oggetti. Gli oggetti di battaglia sono ugualmente importanti, non dimenticarlo! Gli oggetti da battaglia sono oggetti speciali che puoi usare nelle missioni. Usali per ripristinare PS o danneggiare il nemico. Hanno diversi effetti. Li trovi sulla mappa, guarda la mappa sullo schermo inferiore. Saranno visualizzati sullo schermo inferiore come oggetto 1 e oggetto 2. Potrai usare gli oggetti da battaglia toccandoli. Inoltre, se fuggi senza averli prima usati, potrai portarli con te. Usane tanti e diventa un maestro degli oggetti. Forza, raccogli tutto e passa al prossimo nemico. Ottimo. C'è un nemico là vicino, ma io sono ribellino e vado di qua. Anche perché vedo che c'è una bella sfera Onil lì, eh. Che vorrei prendere prima di affrontare il nemico. Ah, piccolina. Ok, pensavo fosse più grande. Vai, ta ta ta. È andato. Benissimo, meno due. Ma non abbiamo ancora finito, devi raggiungere il tuo obiettivo. E cioè, sconfiggerli tutti? Ok, quindi premi start per controllare, va bene. Possono cambiare gli obiettivi durante la missione. Se scegli abbandona la missione fallirà, se per qualche motivo vuoi abbandonarla. Non gettare la spugna adesso, perché se lo fai dirò a tutti che sei un coniglio. Datti da fare, è un obiettivo da raggiungere. E diamoci da fare allora, sconfiggiamo tutti quanti questi yokai malvagi. Chi c'è qui? Ehi, dov'è? Eccolo qui, Shock Up. È apparsa una porta, di già? Guarda, è apparsa una porta! Ma non ci voglio andare ora. Puoi attraversare quella porta per fuggire. Ok, a un certo punto appare la porta. Aggiungi gli obiettivi per... ok. Quindi a un certo punto compare la porta. Ma tipo quando sei a metà dell'obiettivo, una cosa del genere? Non lo so. È raccolto frammento misterioso. Ma io spreco un attimino un po' di tempo per raccogliere anche le sfere oniche. Oddio, nell'altro blaster se le sfere oni servono, eh. No, non voglio andarci subito, voglio solo vedere... Ok, sì, mi ricordavo bene. Qui si può... Oh mio Dio, aiuto! E paura. Mi ha messo paura. Ehi. Devo prendere questi attacchi di panico, così. Ehi, prendi, bravo. Ah, ce n'ho già troppi, ok. Ah ah, demanone! Yeah, yeah! Piedata! E ho raccolto frammento oscuro, ehi! Cos'è, sta diventando pian piano... Yokai Watch Puni Puni. Ok, l'ultimo nemico è quello qui. Salve! Pulisciido e via, sconfitto anche lui. Che mi dà? Ok, obiettivo completato. Benissimo, hai sconfitto tutti quegli yokai mascalzoni. Attenzione, c'è un timer lì in alto. Missione completata, ora puoi fuggire. La missione si concluderà quando avrai attraversato la porta. Puoi anche attendere un minuto per fuggire automaticamente. Sì. Come dici, parlo troppo, vuoi andare a casa? Allora tocca all'icona del
L'icona del triangolo a sinistra sul touchscreen? Ah, ok, va bene. Ah, ok, perfetto. Bando alle ciance, dirigiti verso la porta. Tieni premuto. E così è andata? E finisce la prima missione? Ah. Bello. Il coso lì che danza. Occhi a tutte le parti, illuminati confirmed. Eccomi! Ciao amici, sono tornato! E la danza rivede la vittoria di G-Bion. Ok, rapporto 204 sferioni? Ottimo! Scoperta del tesoro! Barretta di cioccolato. Attenzione, frammento misterioso, materiale, tutti i materiali, oscuro e splendido. Equipaggiamento. Ma ci potrò tipo anche fare delle fusioni o cose del genere? I progressi saranno salvati, lì già? Allora salviamo. Ah. Buono. Vedete anche l'ora di gioco. Ok, non fa nulla tanto. Bene, Cugio, allora direi che questo primo video può anche concludersi qui, no? Tanto tutti quelli che starete vedendo che giocano agli Yokeboch Blasters faranno così. Poi dal secondo episodio in poi inizierà sempre a essere più diversificata la serie. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo primo video di questa nuova serie. Spero che vi piaccia comunque sia, perché ci tengo davvero tanto a portarvela. Vi ricordo come sempre in descrizione i link per Twitter e Instagram. E noi come sempre ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye.